Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 15 gennaio 2022. Ascolti TV e share del prime time di sabato 15 gennaio 2022 c'è posta per te, canale 5, nella seconda sfida contro tali e quali, Rai 1, ha avuto di nuovo la meglio, staccando la concorrenza ampiamente. Cala però negli ascolti seppur i dati restano più che ottimi, 5,5 milioni di utenti e uno share pari al 28,7%, nella prima puntata 5 milioni e 953 mila spettatori share 29,2%. Anche lo show di Carlo Conti registra un lieve calo rispetto al primo appuntamento, ieri ha convinto 3,8 milioni di utenti, share al 17,7%, mentre 7 giorni fa aveva conquistato 3,9 milioni di spettatori, share al 18,2%, di seguito tutti i dati relativi alla prima serata, Rai 1, tali e quali ha raccolto 3 milioni e 869 mila spettatori, 17,7%, Rai 2, FBI stagione 4 episodio 2 Attivista ha avuto l'attenzione di percento. Mentre FBI International stagione 1 episodio 2 Oltre il limite ha interessato 1.107.000 spettatori, 4,5%, Rai 3, La fabbrica del mondo ha catturato l'attenzione di 889.000 spettatori, 3,9%. Canale 5, c'è posta per te ha convinto 5 milioni e 546.000 spettatori, 28,7%, Italia 1, Cattivissimo mi ha intrattenuto 885.000 spettatori, 3,7%, Rete 4, 007 Il domani non muore mai è stato visto da 790.000 spettatori, 3,6%, La 7, Eden un pianeta da salvare ha incollato innanzi al teleschermo 496.000 spettatori, 2,4%, TV 8, Consegna per Natale ha raccolto 305.000 spettatori, 1,3%. 9, Costa Concordia Trappola in mare ha convinto 427.000 spettatori, 1,8%, Rai 1, I soliti ignoti Il ritorno ha conquistato 5 milioni e 86.000 spettatori, 20,8%, Canale 5, Striscia la notizia ha interessato una media di 3 milioni e 838.000 spettatori, 15,7%, Rai 1, L'eredità La sfida dei 7 ha raccolto 3 milioni e 503.000 spettatori, 19,8%. Mentre l'eredità ha avuto un ascolto medio di 4 milioni e 854.000 spettatori, 23,6%, Canale 5, Avanti il primo. Weekend, ha registrato 2 milioni e 836.000 spettatori, 16,1%. Mentre Avanti un altro weekend ne ha avuti 3 milioni e 528.000, 17,5%.